Buongiorno Trieste sulle rive, la Barcolana si è appena conclusa e siamo con Mitja Kosmina, skipper di Shockwave, secondo classificato. Congratulazioni! Grazie, anche noi siamo super contenti perché in queste condizioni tirare un secondo posto con la nostra barca era un grande risultato. Grande. Abbiamo sofferto metà regata, però poi per certe scelte giuste, anche rischiose, però dovevamo provare a mettere qualcosa di più perché non eravamo proprio a pari alle velocità delle barche più prestanti. Condizioni impossibili, era sotto il livello minimo di vento per una regata tecnica. Sì, questo golfo è molto particolare, se anche diciamo il schema era molto chiaro cosa potrà succedere, però realizzare questo poi in prassi con la barca che non si muove diventa molto difficile. Rischio, lì si poteva giocare veramente, non so, da fuori sembra facile, però mancava o bastava ancora un giro di vento di 5 gradi e la regata di nuovo cambierebbe. No? Eravamo poi in seconda parte molto, molto per poter andare sul primo posto, si è giocato bene, però poi ok, però dobbiamo essere contenti con il secondo posto perché si poteva finire anche decimi o quindicesimi. Cosa hai capito che poteva succedere e hai fatto? No, il momento della svolta era quando abbiamo girato sul muro a dritta l'ultima parte e abbiamo capito che il vento sta entrando davanti a noi, allora lì ci è venuto un po' di entusiasmo perché abbiamo detto cavolo, adesso dobbiamo tirare, abbiamo grosse possibilità, no? Perché si poteva fare un cucchiaio forte di sotto e alla fine mancava poco, però dobbiamo essere contenti perché poteva andare molto molto peggio. Cosa ha fatto l'Arca di più di voi? Cosa è mancato a voi? Cosa hanno avuto loro in più? Intuizione, mezzi? No. Si tratta solamente del mezzo, conchiglia con canting kill, chiglia basculante, noi siamo conchiglia classica, allora in questi con poca aria per riprendere la barca in velocità, veramente qua è un sforzo enorme, incredibile, invece con la canting riesci a spostare il baricentro e riparti, così che per loro era molto più semplice gestire la regata come era in nostra barca. Cosa farete da qua alla prossima regata? Ma niente di speciale, io devo ringraziare il team perché abbiamo veramente un team di ragazzi super bravi, affiatati, ormai siamo più di 2 anni insieme, conosciamo la barca a perfezione, non per Venezia, però per futuro qualche discorso tecnico abbiamo ancora margine di fare, però tutto collegato ai sponsor, alla potenzialità economica, però la barca diciamo ha ancora margini e questo obiettivo di sfruttare proprio al massimo il mezzo per la prossima stagione. Ecco. Per chiudere il combattimento che c'è stato e che ha animato questa barcolana fra te e Marco Furlan, hai vinto tu, ma era normale, dai, no? Cioè, al di là della barca, voglio dire, l'esperto è venuto fuori. Ok, sono due approcci completamente diversi. Non essere sempre diplomatico, dai. No, è logico, sì, questo è un team, la barca per tecnica per fare regata sul serio, invece quello è un cruiser super, bene che erano presenti in barcolana, però più di quello sì. Loro sicuramente faranno meglio la pasta a bordo di noi, di questo sono sicuro, perché Marco è il top anche come cuoco, perciò qua siamo handicappati noi qua in questa barca. Va bene, Mitja, grazie, congratulazioni. Grazie.